importante che la gente sappia, cioè se la gente non vede, se la gente non legge, se la gente non parla con i sopravvissuti, praticamente non è successo niente. E invece purtroppo io penso che sia il caso che la gente conosca quello, il passato, perché soltanto conoscendo il passato possiamo evitare che il passato ritorni. E noi eravamo nascosti praticamente dal 16 ottobre del 1943, vivevamo nascosti in vari posti, io e i miei fratelli in una cantina, i miei genitori e mia sorella in un appartamento lasciato libero dagli sfollati, che avevamo paura dei bombardamenti, e i miei nonni a casa del portiere di quello stabile, quindi eravamo divisi. E accadde questo, che il 7 aprile del 1944, quel giorno quando salimmo con i miei fratelli dalla cantina, come facevamo tutti i giorni per lavarci, per cambiare la biancheria, che poi mamma e mia sorella Anna lavavano, eccetera, quando salimmo in questo appartamento, papà disse: ragazzi, questa sera inizia è Pesach. Pesach è la Pasqua ebraica. E noi accettammo con gioia. E invece, e quella sera, mentre eravamo intorno alla tavola, stavamo ancora recitando le preghiere, bussarono alla porta, non aspettavano nessuno, andò ad aprire mia sorella. Erano le SS accompagnati da un fascista, anzi due fascisti, uno era rimasto giù al portone, l'altro era salito fino sulla porta della casa dove eravamo rifugiati, praticamente, perché non era la nostra casa, e era salito, aveva accompagnato le SS fino sulla porta dove eravamo rifugiati, e questo era un italiano. Se non ci fosse stata la collaborazione dei fascisti italiani, le SS difficilmente avrebbero potuto trovare i rifugi di un ebreo. Avevo 15 anni e qualche mese quando arrivarono le SS, prima il carcere di Ginaceli, poi il carcere di Ginaceli, il trasferimento al campo di concentramento italiano amministrato da italiani, sorvegliato sulle torrette da soldati e da militari italiani, e poi il campo di Fossoli in provincia di Modena, poi da lì su carri bestiame il trasporto fino ad Auschwitz. Auschwitz era, non lo sapevamo, noi avevamo visto dalle feritoie del treno, avevamo visto delle ciminiere, avevamo visto del fumo che usciva, avevamo visto qualche scintilla, avevamo pensato che fossero gli stabilimenti dove saremmo andati a lavorare, non potevamo immaginare che fossero gli stabilimenti dove veniva data soltanto la morte, ridotta in fiume e cenere. Facemmo tutto questo viaggio terribile, immagini sovraffollati, quei vagoni che non aprivano, hanno messo un recipiente, un bidone per i nostri bisogni, ma il bidone era insufficiente, quindi abbiamo fatto quasi tutto il viaggio tra i nostri escrementi, quindi è stata una cosa davvero tremenda. Arrivati ad Auschwitz, vedemmo ad Auschwitz Birkenau, c'erano le SS tutte quante schierate, tutte quante con un bastone in mano e un cane a guinzaglio. Aprirono i carri e cominciò una violenza terribile, volevano che lasciassimo i bagagli sulla banchina dove era arrivato il treno, e urlavano in tedesco, naturalmente nessuno li capiva. Per fortuna c'era qualche
c'era qualche italiano che faceva da interprete, quelli arrivati prima. Naturalmente qualcuno aveva imparato, qualcuno già conosceva il tedesco, e credo che ci sia stato uno che mi abbia salvato la vita, sinceramente, perché quando mi vide mi domandò, dice, quanti anni hai? E io dico, vabbè, ho compiuto 15 anni a novembre. Dice, guarda, ti domanderanno l'età, tu di che hai 18 anni. Io pensai che questo è pazzo. Dico, 15 anni perché devo dichiarare 18 anni, però ho ritrovato, tempo fa, ho ritrovato la mia scheda riempita da Auschwitz all'arrivo, noi nudi completamente davanti alle SS, completamente vestite, che riempivano le schede, e ho ritrovato la mia scheda, c'è scritto Piero Terraccione, non Terracina, anni 18. Quando io sono tornato, il mio viaggio di ritorno è stato lungo, perché io sono stato liberato il 27 gennaio, adesso giorno della memoria. Sono stato liberato dall'esercito sovietico, stavo male, molto male, in vari ospedali, per finire poi in un sanatorio a Sochi, sul Mar Nero, ai piedi del Caucaso. Praticamente fin lì sono stato curato, ma io sono dovuto entrare in Italia soltanto dopo un anno, a dicembre, esattamente a dicembre del 1945. Il 16 ottobre, quando ci fu la prima razzia a Roma, papà andò in giro per cercare un rifugio e trovò un convento di suore qui a Roma, non molto distante da qua, via del Casaletto, un convento di suore che avrebbero accettato, però naturalmente soltanto donne, era normale, un convento di suore potevano accettare soltanto donne. E papà tornò e disse appunto che aveva trovato questo rifugio per mia sorella Anna e per mamma. E mi ricordo le parole di mamma che disse: io non mi separo dai miei figli. L'arrivo è stato veramente qualcosa di terribile, se pensa che oltre l'80% di quelli che arrivavano venivano avviati immediatamente a morire per gas e dati alle fiamme dei forni crematori. Questo io posso dire un dato, tanto le cose. Il 16 ottobre 1943, quindi prima della nostra deportazione, da Roma furono deportati 1023 innocenti. Furono caricati alla stazione di Burtina su un treno merci e arrivarono ad Auschwitz e superarono la selezione dell'arrivo 149 uomini e 47 donne, quindi praticamente uno scarso 20% dei 1022 che erano stati deportati. Tutti gli altri, tutti, la sera stessa, erano stati ridotti in fumo e cenere.